La discussione sul decreto legge per la costituzione di una zona economica speciale unica che approda al Consiglio dei Ministri, secondo quanto disposto dal ministro Fitto per le politiche di coesione, non convince pienamente l'area politica distante dal centrodestra del governo Meloni. La nascita di un'unica macroarea che racchiuda le 8 ZES di Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna penalizzerebbe infatti l'Abruzzo che nell'articolo 20 del decreto legge in discussione si troverebbe tagliato fuori dalle possibilità occupazionali derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di 2.200 lavoratori che dovrebbero occuparsi della nascente ZES unica. Resterebbero comunque le opportunità e i vantaggi in arrivo dalle zone franche doganali nelle aree ZES, argomento al centro della conferenza stampa che si è svolta presso la sala giunta del comune di Pescara alla presenza, tra gli altri, del commissario Mauro Micio. Tecnicamente cosa cambia a livello pratico per l'Abruzzo con l'istituzione di questa ZES unica? Guardi, quando leggeremo il DL forse potremo capire cosa cambierà. Al momento siamo in grado solo di dire che viene unificata un'attività, poi come viene realizzata questa unificazione non so, quindi dipende molto dal DL che sarà approvato e a breve sarà pubblicato, anche perché deve essere approvato in Parlamento, quindi al di là delle anticipazioni che ovviamente in questi casi non aiutano perché chiaramente dicono cose che magari non sono quelle che poi saranno approvate. Adesso un po' di preoccupazione il fatto che l'Abruzzo sia uscito da questo articolo 20 che prevede la creazione di posti di lavoro nell'immediatezza nel momento della costituzione della ZES unica. Cosa si può fare per l'Abruzzo, cosa può fare lei in quanto commissario? Premesso che l'articolo 20 riguarda le regioni del sud, quindi l'Abruzzo come sapete è una regione in transizione, quindi troveranno misure alternative eventualmente per sopperire a questa misura che deriva da indicazioni di carattere comunitario. Io posso fare quello che fa il commissario, sto facendo e ho fatto il PNRR, abbiamo 50 milioni di infrastrutture, addirittura una la concluderemo entro ottobre, gli altri cantieri sono tutti aperti, tutti i lavori sono stati dati alle aziende abruzzesi, quindi abbiamo fatto PIL positivo per l'Abruzzo, assunzioni e lavoro per l'Abruzzo. In più abbiamo fatto partire una serie di iniziative che avranno la possibilità di prendere giovani, soprattutto nelle aree interne, quindi per avere nuova occupazione, per nuovo sviluppo. Terzo, oggi, ed è il motivo per cui siamo qua, noi abbiamo una legge che consente entro il 31 dicembre di fare delle zone economiche speciali con free zone, quindi con semplificazioni e esenzioni fiscali. Questo è quello che stiamo facendo, però il nostro lavoro va avanti ininterrottamente fino alla fine. Collegato in videoconferenza dall'Aquila anche il governatore Marco Marsilio, impegnato nel capoluogo per il Consiglio regionale. Al dibattito sulle opportunità della ZES hanno preso parte anche i rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati. Davide Miggiano, direttore interregionale per Lazio e Abruzzo dell'ADM, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha spiegato le opportunità in arrivo per l'Abruzzo dalle zone franche doganali nelle aree ZES. Ma per quanto riguarda la dogana, la zona economica speciale ci consentirebbe di avviare un progetto di autorizzazione di una zona franca doganale che si offre alle aziende per poter migliorare i loro cicli produttivi e per avere maggiori opportunità per poter semplificare la loro vita tributaria, soprattutto nei confronti dell'Unione Europea.